è novembre, io sono in maniche corde, ma fa... Corde. Ma fa caldo in casa nostra. Non lo so. Buongiorno cuffiette, anzi buonasera, perché io sono qui in bilico fra santi e falsi dei alle 8:30 di sera, perché mi sono resa conto che ho comprato, cioè non è che mi sono resa conto dopo, che ho comprato un po' di robe e so che i video haul vi piacciono. Come impiegare meglio il venerdì sera di una 26enne che registrare un video haul? Non è vero, dopo devo andare a vedere un film. Comunque, se mi vedete un po' rincoglionita è perché sono nel post cena e i ravioli in brodo erano molto buoni, quindi sono tutta liquida, sono gudetama in pratica. Però mando le ciance, squali sempre presenti. Anche sulla maglietta, non so parlare, preparatevi. Questo video haul, perché ho comprato delle cose anche da Tiger. E Tiger non mi sponsorizza, ma dovrebbe. Signor Tiger, mi sponsorizzi o mi assuma. A proposito, sto facendo questo video now perché questo weekend non avrò del tempo. E la settimana prossima in teoria, non so ancora quando inizio a lavorare, per cui non so che orari mi daranno e non so quando riuscirò a fare video. Però non temete, ho di nuovo una tapparella funzionante, anche se indico la finestra. Voi eravate appoggiati lì l'altra volta. Quello è un tentativo di sfondo andato male. Sfondo epico, finito male. E quindi niente. Io mi sto guardando con la testa mozzata, spero che nel video non mi verrà la testa mozzata. Sono Nick quasi senza testa, al contrario. Il delirio del venerdì sera. Cercando di andare con ordine, ma un ordine non ci sarà. Ho preso questi. E dite, Mimi, hai 26 anni, perché ti compri ancora i pennarelli? Perché so che state aspettando il video sulla cartoleria ed arriverà. Ho ricominciato a disegnare, da quando sono venuta qua ho ricominciato a disegnare, infatti quando la sera voglio rilassarmi mi metto a disegnare. E ho fatto un disegno l'altro giorno che mi ha impiegato praticamente due pennarelli neri di quelli fini, e siccome ho gli Stabilo Point 88 che io amo, che mi sono stati regalati un anno fa, io li amo e non voglio che mi finisca solo perché devo colorare un largo spazio. Per cui, siccome stavo facendo un altro disegno che doveva venire simile, ho detto vabbè, mi compro il pennarello singolo nero. Poi sono andata nella cartoleria qui a fianco, che è bellissima, io la amo. Invece del pennarello singolo, che è questo, ho trovato queste scatole a 5 euro e quindi me li sono presi perché ho detto vabbè, proviamo. E siccome ho visto un'altra cosa su cui ero seduta, elettrica alla fine. Ho trovato questa e vi faccio solo vedere chi c'è qua. E è una coperta di Dory ed è bellissima, c'è scritto Never Forget Your Friend. E le cose incredibili. Ed è bellissima, guardate. Sì, vabbè, è grande. L'ho pagata 10 euro ed è bellissima in pile, la tengo sopra il mio letto e l'amo. Tantissimo. Poi dovete sapere che quando sono in da quando sono a Milano ho la mia pratica scrivania IKEA, che è lì, che ho montato da sola e ne vado molto fiera perché di solito non sono capace di fare una sega. L'ho redato ovviamente per i miei gusti. E è successo che mi sono fissata con le candele. Sono diventata una di quelle youtuber standard che si compra le candele. Per cui io ho visto che alla Rinascente c'è lo stand delle Yankee Candle. E io lo ammetto, io entro alla Rinascente solo per comprarmi una candela da 2,80 euro, che è questa. Questa dovrebbe essere Christmas Cookies, che ho ripreso per la seconda volta. Poi ho preso anche un altro, che ha sui marshmallow tutti bruciati, che è assolutamente la mia preferita, devo ricomprarla. So che questa sa di amore, affetto e... Natale, e sono felice. Invece quella con i marshmallow bruciati sa un po' di legna tipo bruciata, cioè di legna che scoppietta nel campo. Non so come descrivere, è buona, andatela a sentire. Ah, l'altra cosa che volevo farvi vedere è questo, che è un carinissimo bicchiere di Natale comprato da Tiger a 1 euro. Il problema è che la candela giustamente si è sciolta e quindi adesso è stuck forever in this place. E quindi vedrò come fare a staccarcela. Aiutatemi anche voi se sapete come fare. Voi in questo momento siete sul mio cuscino,
Per cui mi dispiace se l'inquadratura è un po' storta. Sempre per tema Tiger ho trovato una cosa bellissima che è in linea con la mia ultima fissa. E sono queste. Non so se le vedete. Non so neanche indicarle. Sono delle lucette. Io le ho già scartate, ne ho presi due fili perché sono corte, come vedete. Ho spostato l'inquadratura per farvele vedere meglio, ma non si vede meglio. Comunque, se mi seguite su Instagram, metto le foto di tutto praticamente. Cioè, se capita la giornata in cui mi trovate particolarmente predisposta, vi faccio stories di tutto quello che succede. Il che è molto divertente, fidatevi. Se poi non mi potete più sopportare, unfollowatevi, però provateci. Tipo l'altro giorno ho trovato delle agende Mr. Wonderful in alla Feltrinelli e ho fatto il super zoom, quello e che non mi è venuto mai così bene, ma non importa. E le ho trovate a 3 euro. C'è la mia altra coinquilina che ha quella forma di unicorno, che vi prego sono bellissime. E poi ci sono anche quelle natalizie con gli angioletti, le stelline. Io ne ho un altro filo appiccicato qua sopra, magari dopo spengo la luce e vi faccio vedere come risultano. Queste sono le lucine. Queste sono quelle sulla finestra. Non so quanto possiate apprezzarle, però per 3 euro mi pare un buon compromesso. Come vedete la parete è grande così e il filo è corto, però sono belle. Eccole. Però chiaramente al buio si apprezzano di più. Perché sono in fissa con Stranger Things, non vi preoccupate, anche il video sui telefilm arriverà presto. Volevo fare la parete simile a quella di Stranger Things, perché io mi sono vista la prima stagione in 2 giorni e la seconda stagione in 4 giorni, tipo, perché ho avuto dei colloqui, perché dovevo alzarmi presto e non potevo starvi a vedere, però mi è piaciuta tantissimo. Io sono fondamentalmente convinta di voler fare il muro di Stranger Things della prima stagione qua. Questo muro, perché è un muro tutto vuoto. Anyway, oggi ho visto questa cosa che mi è apparentemente inutile, però voi potete capire che non potevo lasciarlo da Tiger. È un appendicose a forma di squalo, è costato 3 euro come le lucette. Questo è lo squalo ed è bellissimo, guardate, squalo. Scusate, c'è Tiger che alimenta questa mia fissa per gli squali, io non posso lasciargli le cose. Poi da Tiger oggi ho preso anche questa, che ha un'agendina di questo colore Tiffany che io adoro. Le coperte che ho preso all'IKEA sono di questo colore, le devo mettere ancora su. Ed è a righe. È a righe semplicemente perché appunto devo iniziare a lavorare, per cui dovrò sicuramente appuntarmi cose. E mi serviva un quadernetto piccolo su cui scriverle. E l'ho pagato 2 euro. E è bellino, poi io impazzisco per i quaderni a righe. E l'ultima, che secondo me è la chicca del giorno, è ancora impacchettato, per cui spero che non vi faccia troppo riflesso, è questo. Voi guardate lo spettacolo di questo quaderno, col gatto. Dietro c'è anche un altro gatto che si stiracchia, però è ancora impacchettato. L'ho pagato 10,95, non so che formato sia. Questo è una 6. E questo non lo so, io speravo che fosse, no, non c'è scritto, speravo che fosse più grande, però non l'ho trovato più grande, quelli più grandi costavano 13 euro. Mi rendo conto che per un quadernino così piccolo 10 euro forse sono un po' una ladrata, quando da Tiger potevo comprarne uno a tipo 4 euro, però ne volevo uno bellino, un po' rigidino, per scriverci, penso che lo userò tipo diario, mi è venuta in mente questa idea, ed è Made in Italy with Love, è della Legami, non so come si pronunci, e l'ho presa in Feltrinelli, stazione centrale. Bene, questo mini haul è tutto. Volevo farvi registrarvi un video, giusto perché so che gli haul vi piacciono, io adoro vederli. E niente, spero che le luci non siano tutte fottute, come credo saranno. E da me, la faccia tutta strana, i capelli a minchiam e Dori anche qui nella boccetta, è tutto. Questo video lo pubblicherò domenica, per cui passate una buona settimana, fate in modo che lunedì non faccia così schifo come fa di solito. E al prossimo video, tanti baci. Bella Mimi!